Allora, non si creda che quello che stiamo sentendo è qualcosa di particolare, di estremamente particolare. C'è il caso di un uomo che ha letteralmente coinvolto attorno a sé tutta Torino, e uomini insospettabili, da Gianni Agnelli a Federico Fellini, scettici e in alcuni casi cinici. È il caso di Roll. Chi era Roll? Silvia Blasi. Un salotto elegante in un palazzo storico nel centro di Torino. Qui è vissuto per 64 anni Gustavo Adolfo Roll e qui è morto esattamente 11 anni fa. È stato il sensitivo più rispettato d'Italia, tant'è che anche chi non credeva nelle sue doti non si è mai permesso di irriderlo. Dalla famiglia Agnelli, avvocato Gianni compreso, a Maria José di Savoia, da Mussolini che lo vuole incontrare a Palazzo Venezia, a Federico Fellini e Franco Zeffirelli e Luchino Visconti, ma anche medici famosi, professionisti disincantati. In tanti sono entrati nel salotto di Roll e hanno potuto vivere esperienze uniche. Era conosciuto da tutti semplicemente con le tre lettere del suo cognome, Roll. Più difficile invece raccontarlo, capire chi fosse davvero. Era un po' attore anche Roll, infatti Roll per esempio era molto sensibile agli attori, voleva sempre persone appunto del mondo artistico, non è che riceveva tutti, eh. La prima domanda che ci ha fatto appena ci ha visto è come sta la Carrà. A noi ci ha molto meravigliato, non ci risultava che stesse male la Carrà. Abbiamo detto bene, ci pare bene, ma non sappiamo tutto di come sta la gente della TV. Raccogliete questo mio messaggio. Voi giovani d'Italia e di tutto il mondo, incominciate subito a gridarlo dappertutto. Vogliamo gli Stati Uniti del mondo! Utopie pacifiste negli appelli telefonici in diretta TV, ma anche diagnosi mediche e conforto a chi lo cercava. Roll, ricco di famiglia, non chiese mai una lira a nessuno, sempre sul confine tra irrazionale e serietà. Era capace di parlare per ore, sempre con molta competenza, con molta intelligenza, però noi eravamo ansiosi magari di vedergli fare qualche cosa e lui invece, se aveva deciso di no, non c'era verso. Noi fremevamo invece perché volevamo sapere cose, vedere, vederlo volare, ci eravamo fatte delle idee, perché io ho sentito parlare molto di lui, da Fellini, da Gassman, da tantissimi altri amici, anche meno noti, quindi avevamo la curiosità di vedere delle cose mirabilia, invece no, ci ha fatto dei giochi dopo il tè, i pasticcini, molta conversazione sulle agenzie del cinema, ci ha fatto dei giochi di carte. In un foglio che magari tenevo io, oppure mio padre, oppure una persona a me vicina, è apparso un papiro. Lui con una mossa della mano faceva un Van Gogh in qualche secondo. Anche mio padre era molto affascinato, e anche Fellini. C'è un'unica cosa che entrambi non hanno seguito. Quando Rolli diceva di affidarsi totalmente a lui e di scendere invece che dalle scale, dalla finestra. Quello che ho visto io dei giochi di carte, mi ha detto si metta qua la carta, che indovinava che era l'asso, che era cosa, insomma, io l'ho visto fare anche da Binarelli, da Silvan, l'ho visto fare da Davide Copperfield, altro che quello. Non è certamente quei giochi di carte che ci hanno impressionato, anche se erano da altissimo livello. Quelle cose che mi ha detto, che io poi mi sono scritta, se no me le sarei dimenticate, si sono avverate. Papà chiedeva sempre: ma io come morirò? E soprattutto lui gli chiedeva: durerà un attimo, cioè sarà una cosa breve? E lui disse: è uno scoppio, il tempo di uno scoppio. E questo è un po' avvenuto perché è morto nel sonno e io mi auguro che non se ne sia tanto accorto. Io credevo in Roll e credo tutt'oggi che Roll sia stata una persona straordinaria. Io sono una giocatrice di carte e siccome il suo tramite erano le carte, ogni tanto quando sto per perdere dico Roll, metti giù, dammi una mano. Abbiamo un po' anche scherzato, però Roll è stato un personaggio che Messori ha studiato, affascinante a suo modo. Beh, non solo studiato, ho avuto il privilegio di conoscerlo e di frequentarlo, anche perché, come è stato detto, era molto selettivo. E devo tra l'altro dire che Roll non cercava né la notorietà né il denaro, perché non solo denaro non ne prese mai, ma ne diede anche molto, perché era un uomo di grande carità, era un uomo che aiutava moltissimo. Ma per farmi accedere al suo salotto mi pose una condizione precisa. Sapendo che ero giornalista, mi chiese di non scrivere mai nulla di lui durante la sua vita. Dopo morto avrei potuto parlarne. Ma era un sensitivo? Ma Roll è certamente un enigma, non si può ridurre
role come dire, a livello del grande prestigiatore, come qualcuno ha cercato di fare, del grande illusionista. Probabilmente c'era anche una grande capacità tecnica proprio di creare fenomeni più o meno illusionistici o da prestigiatore. Però c'è uno spessore di mistero e di enigma in Roll che chi l'ha conosciuto può testimoniare e di fronte al quale io continuo a essere molto e molto preso. Di Freddi, lei è, appunto, è cresciuto e ha studiato e insegna a Torino, dove è ancora forte l'eco di Roll. Lei l'ha conosciuto? Che cosa pensa del fenomeno Roll? Io penso all'esatto contrario, naturalmente. No? Ci sono lei stati... in generale sempre pensa all'esatto contrario. Dico di Messori sicuramente, sì. Ma non in generale. Però io non l'ho conosciuto, ma l'ha conosciuto Tullio Legge, che è un grande fisico, no? Di Torino, e lui mi raccontava che appunto era molto selettivo, tanto per cominciare, e non solo, metteva anche la gente nei posti dove voleva lui, no? Stava ben attento. Regge, per esempio, che si interessa di questi giochi e no? Anche... o di prestigio, no? L'ha fatto stare lontanissimo ed era molto seccato, no? Quindi, tra l'altro, Roll giocava in casa, nel senso letterale, no? Cioè lui le cose non le faceva su un palcoscenico, no? Così. Beh, le faceva in casa. Dobbiamo fermare assolutamente per la pubblicità. E chiedo scusa, perché in questo gioco di prestigio non mi riesce di nasconderla. A tra poco. Allora, abbiamo concluso per incombente pubblicità un po' affrettatamente il discorso su Roll. Aveva qualcosa di particolare, di Freddi, per quello che le raccontavano uomini come Tullio Regge ed altri? No, Regge sosteneva che era semplicemente appunto un prestigiatore. Specie di prestigiatore, però c'è un esperto in Italia, no, che si chiama Tomatis, tra l'altro è stato un mio studente a informatica, che ha fatto non soltanto uno studio di libro, ma sì, che ripete esattamente le stesse cose che faceva, cioè le rifà a volontà. Tomatis dice calma, lo dice Messori. Tomatis, che conosco e apprezzo, è un ottimo prestigiatore, molto giovane, molto bravo, molto promettente, però Roll non l'ha conosciuto, quindi non ha constatato quello che io stesso... No, si fa sulle basi delle testimonianze, certo. Che... Sì, d'accordo, ma voglio dire... la dimensione da prestigiatore di Roll può essere, anzi fu certamente una sua dimensione, ma non esauriva però l'enigma dell'uomo. C'erano molte altre cose che andavano al di là della possibilità di qualunque illusionista. Ecco, scusi, però non giriamoci attorno. Aveva delle qualità, ritorno alla domanda di fondo. Aveva io potrei, però, qualcosa di particolare. Qui i ritmi adesso sono, non c'è più. Metana, qui i ritmi sono particolarmente veloci. Io potrei raccontare, per esempio, un episodio del quale sono stato protagonista, ma non so se lo racconti tutto. Ma il racconto è questo, cioè una sera si era lì in questa sua casa. Via Silvio Pellico 31, era di fronte al Valentino. Si era in questa casa e a un certo punto gli chiesi, ma professor Roll, mi scusi, domanda un po' ingenua, ma con queste sue capacità, per esempio, di prevedere i numeri alla roulette, lui li prevedeva sempre infallibilmente, ma non per sé. Se giocava per sé, non li riusciva a prevederli, ma se accompagnava un amico, li prevedeva sempre. Dico, ma scusi, perché lei... Ma per quello che Agnelli lo frequentava. Per quello che Agnelli è diventato quello che è. Gli disse, professor Roll, perché lei non sbanca un casinò? E dopodiché, essendo uomo, come dicevo, di grande carità, era particolarmente legato, tra l'altro, al Cotolengo, a Torino. Dico, perché lei non sbanca un casinò, per esempio quello di San Vincent, visto che a Torino è vicino, e i miliardi che lei ottiene... Li devolve al Cotolengo. Li devolve al Cotolengo. Lui mi guardò e non mi rispose. Non mi rispose e la serata andò avanti con queste sue esperimenti, lui li chiamava. E a un certo punto disse, ma Messori, lei mi ha fatto una domanda alla quale non ho risposto. Però adesso è venuto il momento di dirle la mia replica, di dirle la mia risposta. E, veda, in quel cassetto c'è una risma di carta e lei prenda un foglio e lo controlli bene. Io infatti ho preso il foglio, l'ho guardato contro luce, l'ho esaminato in tutti i modi perché non ci fosse qualcosa scritto con inchiostro simpatico oppure perché ci fosse qualche trucco. Cioè sono assolutamente certo, dai lunghi controlli che fosse totali, bianco. Era completamente bianco. Io a notare, sedevo, questi incontri avvenivano attorno a un lungo tavolo in questa bellissima casa arredata in stile napoleonico, in stile impero. Io tra l'altro sedevo al punto opposto di lui e
ci non poteva metterle le mani in tasca. Non solo, ma ci stetti molto attento, per tutta la sera non mi toccò e non mi sfiorò nemmeno. E allora disse, guardi, lei ha esaminato il foglio, adesso lo pieghi in otto, lo metta nella tasca interna della giacca e mi raccomando, chiuda bene il bottone. E io feci, eseguì, e a un certo punto lui cadde come in catalessi, aveva delle sorte di trance, e disse, beh, adesso legga quello che c'è scritto sul foglio. Io ho aperto il foglio e riconoscevo benissimo la sua calligrafia, anche perché qualche volta ci scambiavamo delle lettere, e sul foglio c'era scritto, quello che lei mi chiede io non lo posso fare, perché non ci sarebbe da parte mia alcun sacrificio, quei soldi non me li sarei guadagnati in nessun modo, per cui non sbancherò alcun casino. Questo è soltanto uno dei casi. Polidoro, allora, di fronte a questo racconto, che in effetti, adesso anche per la maestria di narratore e di Messori, fa una certa impressione, cosa vogliamo dire? Allora, il caso di Rolle è sensazionale sicuramente. Il fatto che non volesse pubblicità, che non volesse soldi, è una cosa che sembra deporre a suo favore, ma in realtà è un indizio... Aspetta, Polidoro, è un indizio un prestigiatore, di quelle qualità. Si lamenta dei ritmi e poi lo interrompe subito. Guarda, senti un attimo. Non era di qualità così eccelse, perché se lo fosse stato avrebbe accettato di farsi filmare, invece temeva di farsi filmare, anche per esperimenti, perché sapeva che si potevano vedere. E non accettava soldi perché era benestante, non aveva bisogno, ma quello che aveva e che otteneva, cioè l'attenzione... Io ne conosco di benestanti, che non accettino soldi. Guardi, ma lui otteneva qualcosa, se ne è perso l'amicizia e l'ammirazione di Agnelli, di Gassman, di queste persone che abbiamo detto, è qualcosa che non si può comprare con i soldi. Evidentemente era qualcosa che gli faceva molto piacere. Tutto quello che lui faceva, Silvan lo può rifare in qualunque condizione, anche quello che ha scritto lei, scusi, fa parte del repertorio. Anche molto. Parte del repertorio. Fa parte del repertorio dei prestigiatori. Il problema è che se non si conoscono i trucchi, anche un premio Nobel può essere ingannato, ed è la storia è piena di episodi simili. Guardi che non sono nato ieri. Non è questione di intelligenza. Feci molta attenzione a non essere neanche sfiorato da lui. Ma non c'entra niente, non è questione di intelligenza, allora, e di preparazione. Glielo dico. Ma Iai, lei l'ha conosciuto? Io non l'ho conosciuto. Ha sentito dei racconti però... Però Paola, che è stata quella famosa serata di cui ha raccontato alcune cose, mi ha portato un biglietto di Roll dove c'era un giudizio molto positivo nei miei confronti. Si crede sicuramente. Questa è la prova definitiva. Ci azzecca. Allora, Roll purtroppo non c'è più e quindi potremo parlare di lui dividendoci senza avere qui nessuna possibilità di trovare né una cosa né l'altra. Quello sarebbe un bel segno di paranormale se ci parlasse anche non essendoci. Abbiamo sentito la sua voce. La televisione questo lo può fare molto più facilmente. Però ho di freddi, io le dico, è vero, è molto facile giocare dalla parte della, come dire, della, se non lo vedo non ci credo, dalla parte di Tommaso. Però non c'è dubbio che la letteratura su Roll, i racconti su Roll, le testimonianze su Roll, diceva Polidoro, è un caso sensazionale. Facciano pensare a una persona che comunque avesse una personalità tale da travalicare i limiti del razionale, vogliamo dirlo in questi termini. Vorrei non solo fare una piccola osservazione a Polidoro. Io capisco benissimo lo scetticismo, sono d'accordo anch'io che parte forse derivava dalla sua arte da prestigiatore, parte però. Però dico, un uomo di quelle capacità avrebbe potuto ottenere sui migliori palcoscenici del mondo, nelle maggiori televisioni del mondo, i successi più straordinari. In televisione ci si poteva andare anche con molto meno. Le faccio un esempio a questa riguardo. E la gratificazione di cui lei dice, la gratificazione... Messori, lo sa cos'è questo? Lo sappiamo tutti, sì, perché almeno una volta nella vita l'abbiamo visto in un film, in un cartone animato, in un fumetto. Eppure un signore, è giusto Polidoro? Come no? Un signore è venuto da voi del CICAP cercando di guadagnare il bel milione di euro che voi avete messo in palio dicendo... Questa, come si sa, questo è un arnese da raptomante e vi dimostrerò che con questo prendo l'acqua. Se l'avesse dimostrato voi gli avreste dato il mio... Se avesse superato il test avrebbe sicuramente fatto il test finale e avrebbe portato a casa il milione di dollari. Cioè era in semifinale, è stato eliminato in semifinale. Questo vuol dire in termini sportivi? Sono tutti.